Ah, ok, ce n'è solo? Ottimo. Bene, bene, bene. Questo spettacolo sarà di godimento per il pubblico dell'altra piattaforma. O se mi guardate su YouTube, ragazzi, per voi, ovviamente. Altro paio di secondi che mi sistemo qua. E accendiamo i motori. Accendiamo i motori. Per questa seconda parte della giornata, nel mezzo della settimana. Giovedì, ragazzi, qua su Piante contro Zombieroi all'insegna dei mazzi budget della serie MA. O precisamente con i mazzi semi budget a questo punto, almeno con questa trasmissione, però sì. Buon salve. Più imprevedibile di un salto di un pesce dall'acqua. Che è successo? Ti sei perso la ciurma? Strada facendo? Nessuno c'ha coraggio di addentrarsi in queste acque, ragazzi, di Twitch. Com'è questa storia? O semplicemente l'età richiesta è una. È una non abbordabile per la maggior parte dei mozzi. Credo sia la seconda variante. Credo sia la seconda variante. Qua siamo Peggy 18, forse. Peggy 18. Non che mi dispiace, ragazzi. Magari vi sentite pure più liberi ad esprimervi. Con certi linguaggi qua su Twitch, a differenza di YouTube, non lo so. Sono nuovo, sono fresco. Che ne capisco. You die, hello. Che ne capisco. Peggy 99? Comunque. Non aspetto nessuno, ragazzi. Chi si vuole aggregare si aggreghi. Non guardo indietro. Un po' come l'onda sul mare. Come l'onda sul mare. Una volta che è partita, non guarda più indietro. Fino alla riva. Ci capiamo, no? Dunque, ragazzi. Mazzo semi budget, un'altra settimana. Siamo subentrati qua nel bel mezzo di questa serie, se la vogliamo chiamare così. Anche se alla fine questi video considero sempre che appartengono insomma alla serie MA alla fine, sempre dei mazzi budget. Diciamo che è il secondo capitolo, ecco, è un livello successivo dei mazzi budget, essendo che l'intitolo con la versione 2.0 li chiamo anche mazzi semi budget. Sono gli stessi mazzi alla fine, incrementati magari con qualche carta super rara.
Cerco di ricordarvelo, di ripeterlo ogni volta che mi capita e c'ho la possibilità. Lo faccio un po' per voi ragazzi, per il pubblico che segue questa serie, segue anche la serie MA, è nuovo nel gioco, magari si è fatto un mazzo budget, ha seguito la serie MA, si è concentrato su uno specifico mazzo budget e magari ha qualche difficoltà a potenziarlo, non sa come migliorarlo, su cosa investire le sue scintille. Queste versioni 2.0 dei mazzi budget, in parte cercano di venirvi incontro, insomma, darvi una mano, aiutarvi, darvi la risposta giusta, soluzioni su cui investire le vostre scintille risparmiate. Ci siamo capiti, insomma. A settimana dedicata alle piante, questa ragazzi, anche se ho notato che mi sono sbagliato con l'ordine perché in verità dovevo invertire. La settimana scorsa dovevo fare questo mazzo e questa settimana dovevo concentrarmi sul mazzo disco di Bugalo. Mi ero scordato completamente l'ordine con cui siamo partiti con la serie dei mazzi e dopo aver trattato il mazzo budget del pestapiante. Non ricordandomi, siamo andati con quello di Bugalo invece di questo qua. Ma è la fine del mondo, è una cosa che volevo precisare, però vabbè. Comunque, mazzo semi budget, ragazzi, colpo perfetto di No Cogliere. Eccolo voi, in bella vista, in bella mostra. Sullo schermo. Però andiamolo a vedere in dettaglio a questo punto. Vi do anche una spiegazione veloce del mazzo. Ricordandovi quello che andremo a fare con lui, la strategia che cercheremo di adottare, come giocarlo, insomma, solite cose che però sono specifiche per ogni mazzo, perciò vanno fatte alla fine queste cose. Cosa c'è nel negozio? C'è il bundle. C'è il bundle di qualcosa, di una pianta. La pianta RNG, non mi ricordo il nome. Adesso lo vedremo, però sì. Ultimamente stanno uscendo nel negozio bundle, penso in maniera nel ciclo automatico, non credo siano stati aggiunti di recente da qualcuno, perciò. Anche perché c'è un errore, non so se te sei al corrente, probabilmente no, però c'è un errore con la lista amici nel gioco e quindi non si possono mandare richieste in questa maniera. Non funziona la lista, perciò. Se non hanno risolto la lista vuol dire che neanche i bundle, insomma, li hanno aggiunti loro in maniera manuale o che ne so. Comunque, eccoci qua, ragazzi. Allora, mazzo, la curva del costo di questo mazzo è molto molto bassa, ragazzi. Tralasciando le ultime due carte, che tipicamente le utilizziamo per finire l'avversario, però la maggior parte delle carte non superano di costo 3. Ci capiamo, no? Lorenzo! Oh! Grazie per il seguito, benvenuto. Benvenuto nella ciurma. Allora, che stavo dicendo? Sì, il costo medio, ragazzi, di questo mazzo è 3. E questo perché? Perché, ragazzi, perché cercheremo di giocare questo mazzo con la strategia a tempo e investire tanto sulle piante, ragazzi, dei primi turni, posizionare un sacco di piante. Ecco perché. Ne abbiamo un sacco che costano poco, perciò i primi turni ci concentreremo a posizionare un sacco di piante che costano poco, ragazzi, nei turni successivi venire con un sacco di potenziamenti a loro volta. In specifico, mutazione di vegetazione che funziona con le carte ambienti e con la fila alta. Abbiamo Gran Porcino, ragazzi, e chiaramente anche il nostro trucco ricostituente. Perciò la strategia a tempo cercheremo di sfruttarla in questa maniera, ragazzi. Magari giocando sulla fila alta oppure sulle carte ambienti con quattro copie del settore di rovi, le nostre piante con colpo perfetto e poi potenziarle man mano con mutazione, vegetazione, gran porcino oppure addirittura farli sferrare attacchi bonus. È la prima volta, ragazzi, che utilizzo questo trucco. Capita anche che lo utilizzi in un mazzo budget È veramente un trucco fantastico, non solo per la strategia in generale per il mazzo, ma anche perché si combina bene anche con il super muschio, ragazzi. Combina
Conoscete bene, benissimo questa carta, questa pianta. Ogni qualvolta utilizzate un trucco, lei sferra un attacco bonus. E praticamente questa mutazione è come se fosse un fertilizzante minore, no? Invece di 3-3, potenzia la nostra pianta 2-2, però anche il costo è ridotto di un sole. Quindi magari ci possiamo trovare anche in situazioni in cui possiamo combinare col trucco con Super Musco e finire l'avversario in questa maniera. Al Super Musco daremo supporto anche con Mangiatombe, o semplicemente lo utilizzeremo nel caso in cui dovremo liberare file occupate da queste tombe. Potrebbe essere un problema, non in maniera esagerata, però è pur sempre un trucco, ragazzi, che costa poco e in questa strategia si inserisce più che bene. Planterna ottiene colpo perfetto quando viene giocato su una carta ambiente, in più diventa 4-4, 4-4 colpo perfetto per soli 3 costi di soli, non è male, non è male. Sulla fila anfibia abbiamo Pungi Borlotta, anche se non è una risposta da controllo, ragazzi, la giochiamo per attaccare direttamente, certamente non per controllare l'avversario, perciò su quella fila siamo un po' scoperti, però non cogliere, diciamo che in generale è molto offensivo, molto diretto, perciò non cogliere non è inteso, ragazzi, non è stato concepito per controllare l'avversario, è stato concepito per essere offensivo, per utilizzare strategie aggressive, comunque a tempo al massimo, non certamente per controllare l'avversario, anche perché la categoria guardiana è ottima, penso sia la migliore categoria per controllare l'avversario, però combinata con la categoria gigante non è, insomma. Perciò, strategia a tempo, vedremo. Quali sono le eccezioni, ragazzi, o comunque le scelte per questa versione 2.0 del mazzo semi-budget? Devastanoce, che c'era anche nella versione budget, e le novità sono Galacticus al posto di chi? Chi avevo inserito nel mazzo budget? Nemmeno mi ricordo, ragazzi. Banana? Probabilmente Tuberi per controllare i primi turni. Invece siamo andati con Galacticus e ovviamente strategia a tempo, ragazzi, cricca di semi, carta evento. Se non avete la cricca, secondo me la seconda variante, se non avete la cricca di semi o comunque non volete investire sulle carte event, potete andare in maniera un po' più aggressiva con sparasemi bidirezionale. Ricordatevi però che la sparasemi bidirezionale è fragile all'abilità del Galacticus, perciò se giocate Galacticus al primo turno, sparate semi al secondo, se l'avversario al secondo turno toglie di mezzo Galacticus, praticamente riesce a togliere di mezzo anche la sparasemi per colpa dell'abilità di Galacticus, quindi non vado molto d'accordo. Al massimo potete puntare su qualche sparaseme, non so, Pugil Seme andare semplicemente con il Cactus a questo punto perché ha colpo perfetto, perciò paio di alternative, non tante, non tante. Però comunque, questo è il mazzo, ragazzi. Specifico 4 coppie della Cricca, 4 del Galacti, 3 della Pungi, 4 del Devastanoce, 3 della Mangiatombe, 4 della Mutazione Vegetazione, 4 del settore di rovi, 3 del Gran Porcino, 4 della Planterna, 4 del Ricostituente, 3 del Super Muschio. Ottimo. Lorenzo, ciao ciao ciao. Ciao a te. Alla prossima, Crochetta, ciao. Dunque, spiegazione finita? Ragazzi, siamo pronti. Siamo pronti a portare nel multigiocatore questo mazzo semi-budget e assistere alla sua meravigliosa strategia. Vediamo un po' se riusciamo a vincere partite. Si spera, si spera. Ho fiducia in questi mazzi semi-budget, ragazzi. Fino a questo punto non mi hanno mai deluso quei precedenti. Mazzo sparasimi dell'ombra verde ha operato così così. Invece i mazzi budget con la fazione dei zombie. Bei mazzi, bei, bei mazzi. Vedremo se non cogliere terrà il passo con la fazione dei zombie, ragazzi, quest'oggi. Comunque, vi ricordo anche che nell'evento settimanale è disponibile da sbloccare, ragazzi, questa carta evento. Zombolino lancia Zombolini. Ottimo Zombolino, ragazzi, per la sua categoria. Inseribile in molteplici strategie. Strategia luna storta, strategia
A tempo magari con Pogo Scavatombe oppure con Signore della Guerra Intergallattico. È perfetto, ragazzi. Veramente perfetto questo zombolino, fastidioso. Fantastica carta evento. Non fatevela sfuggire. Comunque, basta. Basta chiacchierare. E che caspita. Grado 31, Lega Diamanti. Let's go. Troviamo un avversario. E ce lo trova subito. Cervello congelato. Cervello congelato. Vediamo un po'. Dobbiamo partire anche con una buona mano, ragazzi. Per forza, ha bisogno questo mazzo di una partenza ottimale, perché deve costruire sulle giocate iniziali. Se non riuscite a stabilire le vostre giocate iniziali, ci avete difficoltà perché poi in mano vi tenete un sacco di potenziamenti che altrimenti non potreste usare. Perciò relativamente una buona mano, una buona curva, ragazzi. Carta ambiente pure con planterna. Non abbiamo i potenziamenti. Ci vanno bene. Possono anche venirci dopo i potenziamenti. Per adesso concentriamoci anche a stabilire. Ok, ha giocato questo soggetto qua. Dobbiamo controllare per forza. Non... È troppo forte quello zombie, ragazzi. Gli dà troppo vantaggio al tizio. Queste situazioni in Galactic Cactus è fantastico anche per controllare se è necessario. Dottor Spazio-Tempo, è un mazzo evoca questo. Giochiamo Galactic Cactus davanti a Dottor Spazio-Tempo. Mazzo evoca cervello congelato, attenzione. Un altro Galactic Cactus. questo tizio Che mano che ha avuto, ragazzi? Due tagliaformaggio e... Pesca alla fine la carta, maledetto! È riuscito a pescare una carta alla fine, stupido cervello congelato. Certo, una mano assurda con cui è partita, ragazzi, impressionante. Non solo aveva questi zombie, ma ha avuto anche trucchi per controllare, farli attaccare direttamente, incredibile. Ma guardate questo. E basta! Sembra che stia giocando il nostro mazzo, ragazzi, Yeti, il mazzo dello Yeti. Andiamo così, facciamo fuori quel soggetto. Cioè, non ci credo! Questo soggetto si è attivato lo script, impressionante. Gli ha dato quel trucco, impressionante. Ah, mi fa male la testa, di già. E non abbiamo giocate per togliere di mezzo custode. Ma che facciamo? Passiamo al turno. Pazzesco. Incredibile. Incredibile questo soggetto. Con che mano è partito. Niente piante, non abbiamo piante. Mi ha dato quello dal dottor Spazio-Tempo. Che dovrei fare? Andare così. Ragazzi, che roba! Nemmeno blocchiamo! Nemmeno blocchiamo! Mi viene da ridere. Chi c'è dentro quella lapide? Spero io lo Yeti, ragazzi. Lo Yeti, Crio Yeti.
Grande. Grande, grande, grande. Oh! Stiamo giocando contro un mazzo avanzato, ovviamente. Non ci possiamo fare granché, ragazzi. Sta pescando un quadrilione di risposte questo soggetto. Cioè, è pazzesco. È pazzesco, una cosa del genere non ho mai visto. Dobbiamo per forza fare così. È così. Pesca carte. GG. Che ci facciamo? Ci servono piante. Ora quante carte c'ha questo soggetto in mano? Super muschio? GG. GG. Wow. Quelle piante che avevamo a disposizione, ragazzi, le abbiamo utilizzate per controllare l'avversario. Incredibile. E quello è stato il problema. Ci ha messo in una posizione per cui quelle piante le dovevamo utilizzare per controllare le sue giocate. Tipicamente le volete giocare scoperte, così le potenziate. Però contro quel mazzo non potevamo fare nient'altro. Incredibile. Si inizia sempre così. Sempre con una sconfitta iniziamo, ragazzi. Buona mano. Andiamo. Togliamolo di mezzo, pure questo. Sì. Schiamoli centralmente. Li possiamo proteggere anche con la carta, con l'abilità principale, perciò. No, niente. Non ha giocato niente, eh? Potenziamo Pungi. Vediamo. Ok. Wow, ho investito tutti i cervelli così. Che facciamo? Andiamo diretti. 5, 7. Sta 1, ragazzi. Così. Beh, non proprio, perché ancora deve bloccare. Se per quello. Aspettiamo a utilizzare questa qua. Aspettiamo un secondo. 4 danni sono tanti, però, da quella tizia. Sono tanti. Dai, dacci il ricostituente. Grande. Ci ha dato il ricostituente. GG. Gli serve il medico. Wow. Wow. Pazzesco. Pazzesco proprio.
4-4, siamo ancora in vita però. Anzi, abbiamo vinto così? Sì. Wow! Questo dove diamine ha pescato? Da quello tizio Cosmi? No, ce l'aveva proprio nel mazzo, il campione dell'esca. Meno male che avevamo una Pungi Borlotta in mano, incredibile ragazzi. Che ci voleva combinare questo soggetto con quella giocata? Ruggi, ruggi. Una Pungi Borlotta. Sulla chiappa proprio ti farà la puntura. Sta ferma però. E non ti farà male. No, mi sa che è scappato, ragazzi. Niente puntura per Ruggi Bullone. Si vuole fare le punture. Vigliacco. Scappano quando sanno di perdere, ormai è inevitabile. Ma che c'hai? Devi cliccare, clicca, clicca il tasto, il tasto. Ti è più facile cliccare il tasto per passare il turno che non il tasto per arrenderti, incredibile. Io queste persone non le capisco. Ma se ti devi arrendere, arrenditi 5 turni prima, ma non quando è ovvio che hai perso. Cioè, praticamente mi fai capire che sei un piagnuccolone. Scelta la sorte. Se ti devi lamentare, lamentati, però almeno fai passare il turno e fai finire la partita, maledizione. Mi fai aspettare così. Partire con tre crick? Non apprezzo, ragazzi. Wow, se non ha una pietra rotolante, ragazzi. Oh, non ce l'ha. Questo Ruggi si sognerà le cricche questa notte. Può sempre avere l'abilità principale se vuole. Se vuole tenere vita col soggetto. Non so se gli conviene. Magari pure. Lore, ciao. Ok, c'ha l'abilità principale. Buon per lui. Andiamo. Perché il titolo è così? Perché siamo internazionali, no? Siamo o non siamo internazionali? Wow! Che cosa idiota! Paparazzi con la carta ambiente. Cioè, investito tutti quei trucchi per potenziare paparazzi e adesso si trasforma in un zombie di basilare che costa 2 cervelli. Incredibile. Conga. Sei incredibile proprio. Andiamo così. Ok, puoi giocare pure gratis quei trucchi. Fai vedere che cosa illegale gli ha dato quel trucco. Cura. Poi?
Vabbè. Niente di che, niente di che. Dai che si può fare. Gioca una lapide. Forza. Quello. Sulla carta ambiente. Vabbè. Ciao così. Una pronuncia terribile dell'inglese. L'ultima cosa che mi interessa in realtà. L'ultima delle mie preoccupazioni. Cioè questo nemmeno si... Wow, veramente? Vediamo un po', ragazzi. Come blocca? Può sempre pescare spuntatina. Proteggiamoci qua dall'attacco diretto. C'ha pietra questo maledetto. Cos'altro può pescare? Muro di roccia e... Cura? Muro di roccia, ok. C'è un altro prestigiatore? No. Ah, amico mio, ma che combini? Che combini? Ruggi. Ci siamo preparati per momenti come questi. Attacco bonus le cricche? No, perché se pescava spuntatina faceva fuori le cricche. Mi servivano entrambe in vita per il prossimo turno. GG. Che mi combini? Ruggi. Era fritto in entrambi i casi perché avevamo anche il ricostituente, ma... Doveva far fuori... quel muschio in prima fila con il prestigiatore. Come minimo. E questo dove è uscito con quel nome? Ma dai, che mano orribile. Potremmo giocare Borlotta sulla fila alta. Mutazione, al massimo. Che sfiga, però. Motivo in più per farlo. Giochiamo mutazione. Vediamo se ha l'abilità principale. Maledetta. Maledetto. Vabbè. Vabbè, vabbè. Doveva per forza fare così. Leviamo dalle scatole quel tizio. Troppi investimenti. Stiamo affrontando un sacco di avversari che ci mettono in condizioni in cui siamo costretti a controllarlo. E non vogliamo con questo mazzo controllare l'avversario. Un cocchiere non deve controllare. Passiamo turno. Aspettiamo anche potenziamenti.
Mutazione inutile senza la carta ambiente. Potenza l'orco. Devo per forza fare così. Siamo fritti il prossimo turno sulla fila alta. Ci possiamo fare niente contro quell'orco. Stato intelligente a giocarlo sulla fila alta, così attacca per primo. Troppa roba, ragazzi, troppa roba. GG, dobbiamo bloccare, non so che tocca fare. Ma niente ci salva, nemmeno così non ci salva niente per il prossimo turno. C'ha troppo a difesa, troppo attacco quel soggetto. Troppa roba. Peccato. Se non giocavo sulla prima fila avevamo una possibilità qua, però niente da fare. Maledetto! Sette a sette. C'era pure il galvanizza in mano, guarda questo. Corrado! Buon salve! Che sfiga! Impotente di fronte a questa giocata. Tra capra e galvanizza. È da sistemare. È chiaro che ci dovrebbero servire delle giocate extra da controllo. Con questo mazzo? Visto gli scontri fino a questo punto? O magari meno trucchi, più piante? Non lo so, non lo so. Mi sembrano abbastanza. Il numero è giusto, il rapporto è giusto. Non vorrei toccare questo mazzo, sennò poi figuriamoci. Me ne posso pentire sicuramente. Andiamo così. E passiamo al turno. Zombolino leprecauno, non si vede da secoli. Ok. Maxim, ciao! Carta ambiente? Andiamo così. Ballerini? What? Vabbè. Ma è partito con ballerini? Ma dove sono le piante? Ma chi lo mischia questo mazzo?
Conosco The Forest? Sì. Sei con un personaggio? In prima persona? Penso di aver visto in versione pre-alpha quel gioco. Pipistrelli? Ok, ha pescato pipistrelli da Quasar. Guardate, sono trucchi! Cioè, solo un terzo del mazzo è fatto di trucchi, ragazzi. Cioè, abbiamo solo trucchi in mano. Se ha torta esplosiva in mano, è finita. Finita Peppe proprio. Se ha torta esplosiva. Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Dovevo potenziarlo ancora di più, non ci credo. Devo utilizzare mutazione e vegetazione. Cos'è un mazzo Valchiria questo? Che errore che ho fatto, ma perché non ci ho pensato che con due cervelli poteva ancora avere quel razzo? Tocca bloccare primo colpo e pescare l'abilità principale. Che gioco porterò in futuro? Siamo 1-1, incredibile. Abbiamo utilizzato tutti gli attacchi bonus. Al diavolo, va. Ah, mamma mia! Il turno decisivo è stato quello in cui mi ha tolto di mezzo il muschio, perché con tutti quei trucchi in mano, ragazzi, lo finivamo il prossimo turno. Solo che non mi è passato veramente. Non ho fatto la giusta considerazione, perché il muschio aveva 4 di difesa. Se utilizzavo invece del ricostituente mutazione e vegetazione, lo portavo a 5 di difesa, rimaneva in vita. Il prossimo turno vincevamo perché avevamo pure mangiatombe, quindi non poteva nemmeno proteggersi con le tombe, se per quello. Era vinta quella partita. Però, per mio stupido errore, l'ha vinta, anche se non se la meritava proprio. Che cosa idiota. Che giochi? Non lo so, ragazzi. In realtà è da un sacco di tempo che aspetto il Piante contro Zombie 3, però qua non so che vogliono fare. Qua su Twitch, più che altro il discorso su YouTube. Qua su Twitch sono più aperto a suggerimenti. Però più che altro titoli nuovi, ragazzi, non niente richieste di titoli usciti un secolo fa o... Chi è questo? Un cinese? Andiamo così. C'ho Gunfire Reborn che ho come titolo che è in fase pre-alpha, ancora non è uscito, perciò quello sicuramente sarà un titolo che tratterò qua su Twitch. Più in dettaglio. Sì, lo so che puoi avere Piante contro Zombie 3 con alternative, insomma, lo scarichi.
Lo scarichi con canali, insomma, alternativi. Però se lo devo fare, lo devo fare quando è uscito. Ora è troppo tardi, a sto punto aspetto. Aspetto la versione completa. Che succede a questo mazzo? Troppi trucchi. Come troppi trucchi? Come? Che sono un terzo del mazzo. 4, 4 e 3 sono. 8, 11 trucchi su 40. Impressionante. Dobbiamo togliere una carta ambiente? E che aggiungiamo? Potenziamento extra. Gran porcino a questo punto. 4 coppie. Vai, andiamo così. 1 e 1. Che sfiga. Questi cinesi sono nazionalisti. Piace giocare solo con i loro connazionali. Non capisco, ragazzi. La seconda volta mi capita questa cosa. Che problemi ci hanno? Buona mano, ci servono i potenziamenti a sto punto. Andiamo così. Ci ha giocate, eh? Niente banshee, niente abilità principale. Che pensa di fare adesso? Di andare col bungee adesso? Veramente? O adesso vuole giocare l'abilità principale? È probabile. Giochiamo Devastanoce qua. Se ha l'abilità principale sopravvive Devastanoce. Se ha il bungee invece... Wow! Che giocata! Attenzione. Ragazzi, ma commosso questa giocata, sono sincero. Pensi di fare, eh? Che pensi di fare? Non combini un bel niente, te, non hai capito? Mazzo disco con zombo all'infinito. Ok. Wow. Non si vede tutti i giorni un mazzo disco con zombo all'infinito. Lo dovrei fare, ragazzi. C'è pure zombie ballo di gruppo, che è disco. Lo dovrei scrivere da qualche parte. Un'altra lapide? Che è quella, anaconda? Quanto mi interessa la cosa da 1 a 3? Dovrei semplicemente potenziare lui. Probabilmente è zombie ballo di gruppo quello, magari. Potenziamo Pungi. Aspettiamo a giocare Galactic Cactus. La conga. Siamo pari di carte perché lui ha usato pure lapide. Perciò. Un'altra. Wow, questi possono essere i tizi. Dobbiamo per forza fare così, ragazzi. Possono essere i ballerini. Poco? Invece no. Guarda te.
Bella giocata. Bella giocata. Maledizione. Wow. Ma piantala. Ecco, ora non arrivano i potenziamenti, ragazzi, perché mi sono arrivati tutti nello scorso turno. Ovvio. Ovvio. Ovvio sì. Facciamo così. Eccola, adesso è arrivato. Fai la tua scelta. Sulla prima fila, se non vuole morire. Mannaggia, ragazzi. Adesso arriva. È pazzesco. È pazzesco. Questo gioco sta rendendo. Oh. GG. Cioè, questo gioco sta rendendo in maniera ingiustificata e inconsistente questo mazzo, ragazzi. Perché non dovrebbe essere inconsistente. Assolutamente no. È il gioco che ci si mette di mezzo. A darmi carte quando non servono. Mutazioni e vegetazioni quando non era inutile. Incredibile. Veramente incredibile. Fino a quel turno avevamo un sacco di piante che da poter potenziare. È arrivata proprio il turno in cui non c'era bisogno di utilizzarla. Visto che l'avversario era in svantaggio, non aveva altre carte. Doveva rallentare un attimo il nostro ritmo. Sto razza di gioco scriptato. Che si fa qua? Andiamo così. Andiamo così. Baleni? Ok. Ecco. Fai fuori il Galactic Cactus, dai. Vabbè. La vuoi giocare così? Giochiamola così. È una corsa. Non so se ti conviene fare corse con un cocchiere. Non lo so. Non lo so, Bugalum. Poi contro un mazzo colpo perfetto. Due e Crick 3. Possiamo andare così, sì. Crick e Galactic Cactus, attacco bonus per togliere di mezzo il soggetto. Perfetto. Però può avere galline questo soggetto,
Wow, si ha galline. Tocca potenziare qualcuno. Ma chi? Galactic Cactus? Ci teniamo l'attacco bonus, ragazzi. Facciamo così. Vediamo se ha galline. T'ho letto, amico mio. T'ho letto come il giorno. Ah, bugalo, bugalo. Bugalo, bugalo. Come il giorno t'ho letto. Che gli serve adesso? Una cura. GG. Wow. Come il giorno. Vittoria e sconfitta. Non lo so. Non ho perso il conto in realtà. Un paio di partite l'abbiamo perse però. Due, tre. Ah, Bugalo. Comunque, quali sono i vostri giochi preferiti, ragazzi? Che giochi giocate ultimamente? Passate il tempo, non so, vi intrattenete? Che gusti hanno i miei iscritti? La sciurma. Così so se devo buttare fuori qualcuno. Dalla nave. Se li devo dare in pasto agli squali. Questa mano. No, andiamo così. Passa il turno. Aspettiamo, ragazzi. Temporeggiamo un attimo. Passiamo il turno pure noi. Hyperscape. Che cos'è Hyperscape? Sul telefono? Passa il turno un'altra volta? Andiamo così. Se vuole giocare, che ha detto? Ah, Hyperscape, ma è quel gioco con le stanze? Devi trovare il percorso giusto? Ogni stanza. Ci sono delle stanze dove ci sono trappole, no? No? Che sta facendo questo soggetto? Ah, grazie, hai giocato la carta ambiente, molto gentile. Non so che vuole aspettare, ragazzi, però se continua così, questo è fritto. Praticamente ci ha dato una mano. Che roba, ragazzi! Ah, che cos'è? Ammazzo una storta? Fare con un cervello, non granché. Devo potenziare l'altra, forse. Ah, devo potenziare. Che idiota. Devo togliere di mezzo quella tizia da là. Vabbè. Ricostituente? GG.
Mi sa che questo è un bel GG, forse. Eh sì, lo è. Ah. Fatto male i conti, amico. Fatto male i conti. Mazzo mista, non lo so. Un altro. Molto intelligente. Tentiamo di passare di grado, ragazzi. Vediamo se ci riusciamo. Lega d'oro. Questa è una buona mano. Abbiamo anche il potenziamento. Questo soggetto no, però, eh. Vabbè, tocca farlo, ragazzi. Stupido cagnolino. Leo, ciao. Custode scoperto al secondo turno. Non è una mossa intelligente, eh? Cricche. Lapide? Ma chi è? Tizio col flauto? Probabilmente. Eh sì. Ah, pietra rotolante no, però. Ah, fa male questo. Punta molto sulle piante questo mazzo, ragazzi. Le piante iniziali, se ce le fa fuori, poi tutto il resto casca. La base deve essere solida. Ma che cos'è questo? Dai. C'è mazzo cucciolo e mette la mascotte, ma veramente? Cioè, questo veramente ha pensato di combinare due strategie insieme, pensando che, oh, due strategie è meglio di una, perché no? Capisce il concetto di sinergia. Bla 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 bla. Quella mascotte non potenzia nessuno. Devo giocare sulla fila alta. Vedi? Vabbè, conta poco alla fine. Però. Passiamo il turno, non abbiamo giocato. C'è veramente? Veramente questo soggetto mi sta combinando questa roba. Primi turni ha avuto i cuccioli, adesso mi arriva con mascotte allenatore. Così, semplice. Semplice, semplice, eh. Ma levati dalle scatole questo mazzo, levati! Sta mettendo in ridicolo questo gioco contro questi avversari. Assurdo. Ma guarda te, cioè io, ragazzi, cioè è più costante il suo mazzo con fatto così che non il mio. È assurdo. È veramente assurdo. È più costante il suo. Combinando due categorie proprio. Cioè. Mamma mia. Pazzesco!
Tanto non ci posso fare niente qua. Assolutamente niente. Gioco idiota. Ci fa bloccare pure male, ovvio. Al diavolo. Che cosa ridicola! Brian, ciao, buon salve. Ma che c'hanno tutti con sto leprecauno? Lo giocano perché tanto come è scriptato il gioco si pescano la pentola già al prossimo turno. Razza di... Andiamo così. Ok. Domani Gunfire? Sì, domani vedremo un nuovo personaggio, ragazzi. Il nuovo personaggio che hanno aggiunto con l'ultimo aggiornamento. Lo vedremo in azione. Ok. Vuoi vedere un mazzo semi-budget con una sorta? Certo che sì, è fattibile, certo. Si può fare, si può fare. Non solo ragazzi, però mazzi, di mazzi semi-budget se ne possono fare a bizzeffe. Non devo necessariamente seguire la logica dei mazzi budget della serie MA. Mi posso anche distaccare dalla serie MA per fare mazzi semi-budget che sono completamente nuovi. Utilizzano una strategia completamente nuova. Questo è letale? Mi sa di sì. 2-5 è letale, sì. Al diavolo te il tuo mazzo. Zombolino lancia zombolino è buono con Luna? Assolutamente sì. È essenziale se vuoi fare mazzo Luna storta con gli zombolini. Ok.
Ah, ecco, uno intelligente, che ha capito che cosa deve fare. Consuma meno energia a far passare il turno che non a cercare il tasto della resa. Si può fare sì un mazzo semi budget zombolini in una storta. Due carte evento, l'una storta e zombolino lancia zombolini? Vedrò ragazzi. Vedrò. Ho azzeccato molto bene la formula con questa serie, quindi non credo finirà presto. Possiamo veramente spaziare con le idee, perciò. Mazzi semi budget, budget. Anzi, ragazzi, parlando di questo discorso, non abbiamo nemmeno finito il giro dei mazzi budget. Ci sono ancora un paio di mazzi budget da vedere. Totalmente nuovi. Perciò. È probabile che nelle prossime settimane vi faccia conoscere un altro mazzo budget. Ci possono essere leggendarie? Ma a propria scelta, ragazzi, non c'è una regola fissa. Nessuno ha stabilito una regola fissa per come fare i mazzi budget, semi-budget. È come uno vuole alla fine. Se lui cioè, se dal suo punto di vista considera un mazzo budget solamente 6 una tipologia di carta leggendaria nel mazzo, buon per lui, insomma. Sono punti di vista alla fine. Non è una regola. Ah, un altro tizio col mazzo cuccioli. Sta cosa non mi piace per nulla. Facciamo così. Lo so, si è fatto anche il profilo budget alla fine. Si è fatto un profilo secondario. Mi ricordo che ha fatto una serie con un secondo profilo e partito da zero. E addirittura scalato per farsi il mazzo budget agro di Bagliore. È stato anche fortunato perché ha pescato Valkyria quanto costava 4.000 scintille per riciclarla, però. Togliamo il custode. Sono scelte individuali, non c'è una regola fissa. Ho scelto io per i mazzi budget di aggiungere solo una tipologia di carta super rara o carta evento. Magari per altri budget vuol dire avere solo due super rare o tre super rare o una leggendaria. A seconda della propria percezione di quel termine nel gioco. Questa volta l'ha giocato sulla fila alta. furbetto. Ma ci interessa, ragazzi. Beh. Che può fare? Giocare galvanizza? Facciamo così. Se aggalvanizza, buon per lui. Farà male, ragazzi. Non aggalvanizza, ma ottimo. Lapide, quello che volevo vedere. Chi c'hai dentro questa lapide, amico? Così la Gattara non si potenza. Ah, zii! Ah, investito tutti i tuoi cervelli per giocare Criolieti. Mi dispiace. 5-6. Mi dispiace. ragazzi.
Galvanizza la bandiera, sì. Più 2, più 2. Ci ho messo pure io un po' a imparare il suo nome. E non solo. C'erano altre abilità che non mi ricordavo mai come si chiamavano. Se giochiamo il trucco, il gatto si sposta sul settore, ragazzi. Voglio provare una cosa. Se noi giochiamo questo trucco, ragazzi, il gatto è il gatto che si sposta per prima e poi i muschio che attacca, o è il contrario? Voglio provare? Proviamo però con la lapide. Probabilmente quello può essere un altro Crio Yeti. Vediamo. Vediamo un po'. È il gatto che si sposta per primo. Ok. Buono. Era un altro Crio. Con due lapidi, con due mangiatombe in mano, ragazzi. Wow, GG. Si sposta per primo il gatto. Se giocavamo mutazione e vegetazione, il muschio lo faceva fuori, praticamente. Finalmente. Non hanno brillato i due mazzi semi-budget con la fazione delle piante fino adesso, ragazzi. Spara semi e colpo perfetto. Meglio i zombie fino a questo punto. Sportivi e disco. Disco soprattutto, ragazzi. Quel mazzo. Quel mazzo. Mi ha impressionato. È stato fantastico utilizzarlo. Mi è piaciuto. Sì, non cogliere ragazzi, in versione budget non è. È accettabile, è normale, insomma, non tutti gli eroi hanno a disposizione carte solide per fare i mazzi budget. O strategie, se per quello. Non so. Si può costruire anche in diverse maniere questo mazzo alla fine, utilizzando le carte con colpo perfetto. Magari andare per una strategia aggressiva totalmente e non una strategia a tempo. Togliere il devastanoce, non so, andare con sparasemi bidirezionale. Però il devasta c'ha il colpo perfetto. Non so. In generale ho avuto difficoltà con cogliere ad utilizzare la strategia a tempo, anche con i mazzi più competitivi. Non so per quale motivo, ragazzi. Sono andati meglio i mazzi aggressivi con cogliere, mi ricordo. Mazzi OTK con Pecanolite, sparasemi bidirezionale, insomma. Oppure mazzi aggressivi sempre con Krieg, Galactic Cactus, Bannasaurus. Mazzi aggressivi. Non appena avrò il Gatling, ragazzi, la leggendaria, probabilmente riproporrò un mazzo aggressivo con Noccogliere. Da quando hanno peggiorato il mughetto, ragazzi, la strategia a tempo con Noccogliere si è preso un colpaccio. Mughetto al secondo, Gran Porcino al terzo, che giocata. Bei tempi quelli. Ora Mughetto, sì, è fattibile, solo che rischiate un po' di più perché con due di difesa è fragile anche Bungee idraulico. E prima non lo era. O cadetto spaziale anche. Quindi, due categorie in più da tenere d'occhio. Praticamente alla fine tutte le categorie sono devastanti, forse sono solo bestiale. Se non giocano estinzione. Peccato però che ci siamo fatti sfuggire rompicapo, ragazzi, di ieri.
Cosa stupida, lo potevo fare non appena ho fatto partire la trasmissione, incredibile. Me l'ho scordato. Vabbè, comunque, datemi 2 secondi, ragazzi. 2 secondi di pausa. Torniamo qua, facciamo la missione e poi ci diamo i saluti. Niente partite come al solito, non funziona la chat. La lista, sì, quella che è. La lista, amici. Casca a pezzi questo gioco. Non cascheremo con lui però, ragazzi. Questo è ovvio. A tra poco. Perfetto. Saltiamo subito nella missione. Ottimo. Potremmo già utilizzare Zombolino, lancia Zombolini. Enormo gigante, la missione ci dice: aiuta Enormo Gigante a infastidire il nemico a suon di zombolini col suo mazzo strategia mission zompossibile. Che battuta. Inizierai anche con uno zombolino lancio zombolini in gioco. Ok, che mazzo è questo? Zombolini e basta? Sembra strano. Ora vediamo. Contro Capitan Combustibile. Cacchio. Solo zombolini. Andiamo così. Caspita. Potremmo giocare a zombolino hot dog davanti ai funghi per due. Così mettiamo pressione, magari? Bacche, meteorite. Facciamo così. Eccolo il mughetto. Giusto contro un mazzo zombolini. Enormo gigante. E non giochiamo cadetto, può giocare mughetto. Giochiamo al comandante qua. Questo sembra un mazzo muschio con funghi per due. Mughetto anche, se non ricordo male, c'era in quel mazzo. Per amiche pure. Eccolo il muschio. Avevo detto. Carta ambiente pure c'era. C'ha pure planteta nel mazzo. Ok. Buono. Buono, buono, buono. Facciamo così. Bomba fumogena nel caso faccia fuori le precauno. Ora gioca la carta ambiente dei funghi. Ok, mi sta bene, mi sta bene. Basta che non ci fa fuori il zombolino tossico. E potenzia anche il muschio allo stesso tempo. No, fa fuori il comandante. What? No, mi gioca un altro mughetto. Maledetto! Vabbè, spostiamo comunque il zombolino e lancia zombolini là. Possiamo essere fortunati, magari può lanciare uno zombolino in quarta fila.
Giusto in queste missioni abbiamo fortuna. No, vabbè. Buono, buono. Dacci il teletrasporto, grazie. Buono, buono. Solido, sì. Facciamo così, teletrasportiamo uno zombolino da qualche parte. Specie invasiva sulla fila alta. Secondo te è necessario il zombolino tossico? Dipende da quale altre soluzioni hai per controllare almeno in parte l'avversario, perché serve controllare l'avversario con quel mazzo. Se non hai poco scavatombe mescolato, vai di zombolino tossico. Che poi sì, è utilizzato per controllare, però è una carta così inefficace, molto semplice, molto fragile, molto semplice da far fuori zombolino tossico. Lo puoi teletrasportare con un enorme gigante se c'hai la carta ambiente, o semplicemente se c'hai teletrasporto in generale, però. Devi avere teletrasporto, insomma. Quello è il punto. Il fungo semplice che ci attacca per 2 volte. Ci sono la coppia? Ti tieni una copia. Vai con il pogo. Non hai teletrasporto? Ma un enorme gigante ce l'hai? No, mi sa di no, eh? Eh no. Non è mai uscito come bundle questo eroe. Abbiamo un paio di soluzioni qua, ragazzi. Facciamo così. Possiamo sia teletrasportare che giocare luna di ghiaccio. Ma hai provato il mazzo budget del professore? Mazzo budget? Luna storta. Banana? Zombie polipari? Beh, come ti è sembrato quel mazzo? Sei riuscito a vincere qualche partita? Pieno di carte ambienti. Che mi combini, eh? Che mi combini, amico mio? Qua può bloccare mare e farci vincere. Vediamo. Ho l'impressione che in termini di divertimento il mazzo budget di professore sia molto molto avanti rispetto al mazzo zombolino. Non so perché. Forse l'impressione di utilizzare una specifica categoria con una storta che magari ti dà l'impressione che non possa essere una strategia divertente alla fine. Competitiva sì, certo, ma non divertente, non so per quale motivo. Cioè. Ancora in piedi questo. Vedrò prima o poi di farlo quel mazzo. Anche se ricordo male, la prima trasmissione che ho fatto quando sono tornato sul canale è stata proprio sul mazzo budget. Non mazzo budget, mazzo luna storta con gli zombolini, no? Però è stato. L'ho fatto un po' male perché ci ho messo pure il dottor Spazio Tempo. Ci doveva stare quel mazzo.
Troppo lento. Era fuori posto. Povero tronco. Oh, pentolone. Eccolo. Sì, zombolino con i baffi storti, sì, si chiama Armazzo. Ci ha tirato fuori dal cappello qualche momento epico, mi ricordo. C'era pure una scena che ho inserito nel video highlights di Piante contro Zombieland. Però a parte quello, mi ricordo che ho avuto difficoltà, non è stato proprio decisivo. Più super zombie rispetto a Professor Cervelite, ha meno possibilità di controllare in maniera efficace l'avversario. Quello è il problema dei super zombie. Zombolino tossico, sì, c'è zombolino tossico con i zombolini. Però se l'avversario riesce a far fuori il zombolino tossico, praticamente gli altri zombolini fanno poco. C'hanno vita bassa, possono controllare chissà cosa. Salto in cortile troppo costoso. Cadetto, però cadetto, sì, ci sta in parte il cadetto, anche il mazzo non ha storta perché l'ho inserito nel mazzo di Professor Cervelide. E al settimo turno è uno zombie gratis se lo giochi sulla carta ambiente. Però sì, il fatto che ti concentri su una specifica categoria, poi di mezzo ci metti queste altre carte, Pogo, Cadetto, che non hanno sinergia con gli zombolini, in parte rallenta la strategia del mazzo. Perché poi magari peschi pure il comandante va solo con i zombolini, il zombolino tossico va solo con i zombolini. Devo vedere. Zombolino tossico con torta? Sì, è carina come combinazione, però. Non è efficace. Perché non li puoi giocare insieme. Sfortunata. Il problema dei zombie è che giochi separati i zombie dai trucchi. Quindi l'avversario magari ti può far fuori il zombolino tossico in quel turno e il tuo trucco non è più letale. Stessa storia anche di Stupido Cupido. Comunque, GG. GG, ragazzi. Vedrò. In maniera anticipata. Vi posso già dire che. Sì, potremmo vincere partite con quel mazzo, ragazzi. Però. Sono sicuro che opererà. Avrà difficoltà ad operare. Più difficoltà di quanto non abbiamo avuto con il mazzo budget di Professor Cervelide. Vedremo. Magari azzeccheremo un momento giusto nella meta del multigiocatore in cui troveremo avversari non preparati contro la categoria Zombolini. Chi lo sa, ragazzi? È possibile. Mazzo troll? Con campo di forza? Sì, me lo state chiedendo in molti quel mazzo. Mazzo troll. Lo scrivo sulla lista? Da fare prima o poi. Mazzo troll. Ma l'avete già visto, ragazzi? Alla fine la versione è quella. La volete vedere con me però quella versione, insomma. Vedremo come avanzano le cose su questo gioco. Comunque.
Ci siamo presi almeno la soddisfazione quest'oggi di passare di un grado nella Lega di Diamante. Quel mazzo semi-budget di Noccogliere. Un applauso a Noccogliere. Dai. Almeno il grado se l'è portato a casa, ragazzi. Sclerando e faticando, sudando anche. Comunque, ci diamo i saluti come al solito. Ci vediamo ragazzi domani a Luna con Neighborville. Sì, la settimana all'insegna di quel titolo. Vedremo la ghianda al suo costume leggendario. Poi alle 19 Gunfire Reborn con il mazzo. Mazzo. Con il personaggio nuovo, ragazzi, che hanno aggiunto di recente nel gioco. Due appuntamenti. Non mancate, mi raccomando. E vi ricordo anche che tra un quarto d'ora ci sarà disponibile la scorsa trasmissione sul canale di YouTube, ragazzi. Il mazzo trucchi prestigiatore che ho fatto l'altro ieri qua su Twitch. Buon proseguimento e buona visualizzazione se vi guardate il video. Grande ciurmo!